Candido o l'ottimismo è un romanzo filosofico di François-Marie Arouet, meglio noto con lo pseudonimo di Voltaire, figura di spicco del secolo dei lumi. Il romanzo, pubblicato in forma anonima a Ginevra nel 1759, ottenne uno straordinario successo. Nel racconto, attraverso le paradossali avventure di Candido e di altri personaggi, Voltaire sostiene la sua polemica verso il facile ottimismo dei sistemi filosofici fondati sul provvidenzialismo e in particolare verso il filosofo tedesco Gottfried Leibniz. Costui sosteneva la tesi secondo cui il mondo in cui viviamo è il migliore dei mondi possibili, in quanto creato da Dio, che lo indirizza verso il bene. Vediamo la trama del romanzo in estrema sintesi. All'inizio Candido, un giovane ingenuo, conduce una vita tranquilla nel castello di suo zio in Vestfalia con la cugina Cunegonda, il cui nome contiene un'allusione sessuale abbastanza spinta che non intendiamo approfondire, e il suo precettore Pangloss. Costui è convinto che Candido viva nel migliore dei mondi possibili. Quando Cunegonda sorprende la cameriera che si trastulla amabilmente con Pangloss, decide di baciare Candido. Candido, proprio per questo, viene cacciato dal castello e costretto ad arruolarsi nell'esercito, viene picchiato e quasi ucciso. È veramente questo il migliore dei mondi possibili? In seguito, il giovane diserta l'esercito con l'aiuto di un eretico, James. Per strada vede un uomo malato di sifilide con il naso mezzo consumato dalla malattia. Il malato è in realtà Pangloss. Pangloss racconta a Candido che l'esercito ha saccheggiato il castello dello zio, uccidendo tutti. Subito dopo, Pangloss, Candido e James si recano a Lisbona, dove l'eretico annega e un terribile terremoto devasta la città. Qui Candido e Pangloss vengono arrestati con l'accusa di eresia e il precettore viene impiccato. Candido fugge e incontra Cunegonda, che è la concubina di un ricco mercante ebreo e di un inquisitore cattolico allo stesso tempo. Candido li uccide entrambi, fuggendo poi con Cunegonda. I due però si separano e Candido se ne va a Buenos Aires e poi nel paese di Eldorado, il mitico paese tutto d'oro. Alla fine si ritrova a Costantinopoli, dove incontra nuovamente Cunegonda, che purtroppo si è imbruttita. Nel mondo di Voltaire non sembra esserci veramente niente di peggio, e tutti, a questo punto, sono molto infelici nel migliore dei mondi possibili, finché Candido e Cunegonda arrivano alla conclusione che forse la soluzione migliore è coltivare la terra che già possiedono. Candido afferma: dobbiamo andare a coltivare il nostro orto, e così vengono celebrate le nozze.